Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo video di cazzeggio su Assassin's Creed Unity. E guardate ragazzuoli, finalmente sto utilizzando il vestito di Edward Kenway. Volevo sbloccarlo da un bordello di tempo e finalmente sono riuscito ad aprire lo scrigno legato ad Assassin's Creed Iniziate. Mettiamo però la mappa e vediamo un attimino di dirigerci in qualche zona in cui potremmo magari incontrare qualche difficoltà. Infatti ragazzuoli, in questo video di cazzeggio vorrei davvero devastare ogni tipo di guardia con tutti i miei strumenti di morte. Quindi sia con le bombe fumogene, utilizzeremo davvero qualunque cosa ci capiterà a tiro. Tra l'altro non so se notate, ma i dardi del furore, vabbè, mi mancano. Però comunque abbiamo le lame fantasma al completo. Poi credo anche appunto le armi da fuoco hanno colpi al massimo. Quindi ragazzuoli, dirigiamoci in quella zona e scateniamo l'inferno. Credo di essere quasi vicino alla mia destinazione. Guardate che figa questa scena ragazzi, questa qui in cui appunto abbiamo il nostro Arnaud vestito da Edward che scende appunto da questo edificio. Ed eccoci qua. Credo che ormai la zona nemica sia davvero vicinissima. E infatti, quindi ci addentriamo ufficialmente qua. Quindi ragazzuoli, ecco qui, ucciso il primo. Poi utilizziamo la nostra ormai fidatissima lama dell'Eden, o meglio spada dell'Eden, perché lama. Ed ecco qui, eliminato. Tra l'altro non so perché, ma mi dà dei punti, credo, in più rispetto al solito. Vediamo, posso depredarlo? Comunque fa un effetto strano vedere il nostro Arnaud vestito in questo modo, siamo sinceri. Inoltre ho notato che chiaramente essendo poi su PlayStation 4 e Xbox One, la resa grafica è leggermente migliorata rispetto a quella dell'Xbox 360 console su cui giocavo Assassin's Creed 4 Black Flag. Tra l'altro qui mi sembra di notare dei nemici, infatti ragazzuoli, quindi utilizziamo la nostra lama fantasma. Potrei beccarlo qua secondo voi? Forse no. Aspetta, allora ci spostiamo. Esci da riparo bro. Ci sono, mi sta vedendo, copriti. Ok. Ci siamo salvati? Non ne ho assolutamente idea. Probabilmente il nemico sta arrivando. Ma cosa fai tu? Che stai picchiando il barile? Cos'è? Ah ok, stai mettendo dei chiodi o qualcosa di simile. Eccolo che arriva ragazzuoli. La nostra lama è pronta. No, m'ha visto. Vabbè, però ce l'abbiamo fatta comunque, non ci credo. Siamo stati fortunati, eh? Arrivano. Arrivano. Ma beccato, e vabbè ragazzi. Finalmente inizia il bordello. Li devastiamo tutti. Poi rotola. Perché non rotolava, cavolo? Devo stare attento perché odio davvero sti tizi che vogliono colpirmi con le pistole. Devo averli tutti all'interno della telecamera. Perché come al solito, ecco come lui, c'è il solito tizio che vuole beccarmi alle spalle. Vediamo se riusciamo questa volta a completare una sfida che ci siamo già posti in passato, ovvero quella di non farci mai beccare nel momento in cui i nemici vogliono farci un attacco. Per ora, appunto, ci siamo riusciti. Vediamo se ci sono altri nemici in zona, mi sa di sì. Ecco qua, eliminato, e poi lui arriva, colpisci. Non fare il vigliacco nei miei confronti. Ecco qua, un paio di colpi e la lama, amico mio, ti devasta. A sto punto ragazzuoli possiamo fare anche una missioncina secondaria, va, tanto non ci saranno spoiler, non credo che questo sia un problema. Costruire un rasoio automatico, recupera i componenti rubati della ghigliottina, guardate la ricompensa, 37.500 lire, o come cavolo si legge, non lo so, accetta e segna, va. Vabbè amico mio, volevo anche ascoltarti, ma sinceramente essendo un video di cazzeggio non voglio rotture di palle, forza dai. Stai dicendo qualcosa riguardante i componenti. Come previsto compaiono improvvisamente dei nemici. Ed era proprio quello che volevo. Volevo far popolare un po' la zona con dei nemici in modo tale da rendermi, ecco, la cosa più difficile, cavolo. Chi è che mi ha visto? Ma mi state prendendo per il culo? Ah, amico mio, mi sa che ti è andata male. Riesco a beccarlo da qua? No, non ci credo. Mi ha beccato alla grande. Mi sono spostato di un po', ragazzi. Ed ecco un altro che potrebbe vedermi, cavolo, ma... Non trovano davvero pace sti tizi. Eccolo che arriva. Uccidilo ora, bro. Ecco qua, fatto. Non appena arriva l'altro lo devastiamo. E ti pareva? Porca miseria, è arrivato dall'altro lato. Beccalo, bro. Cavolo, mi hanno preso. Non è possibile. Pensavo che il... Cos'è? Si era bloccato per un attimo, sbaglio. Comunque, ecco qua. Arriviamo alla parte della ghigliottina da recuperare. Ma cos'è? Ma mi volete proprio rompere le palle? Eccolo lì, ti vedo. Un bel colpo alla testa, non te lo toglie nessuno. Poi chi altro sta arrivando? Sento delle urla. Eccolo lì, ti vedo. Punta un'altra un altro pala pistola. Ma cosa diavolo sto dicendo? Comunque recupera qua, bro. Ce la facciamo, posso ora? Perché no? Devi diventare anonimo. Oh, ok, ora lo sono. Quindi, primo componente della ghigliottina recuperato. Ci sono però un bordello di nemici nelle vicinanze. Quindi ragazzi, ecco, ti pareva. Volevo fare tutto stealth e poi faccio le solite cazzate. Allora, uccidiamo lui, va. Che
che mi stanno rompendo davvero le scatole. Ucciso. Poi, gli altri dove sono? Mi stanno sparando. Ragazzi, mi sa che dobbiamo un attimo allontanarci da sta zona. Quindi scendi. Nascondiamoci, va. Mi metto qui e aspetto, ragazzi, finché magari non arriva lui. Dove diavolo va? Stolto, sono qui. Sciocchi che non siete altro. Forza, trovatemi. Si allontanano. Che stupidi. Sono riuscito a scamparmela. Comunque, uccidiamo lui. Ecco qua. Stavano ritornando al loro posto, ma credo che non ci riusciranno. Eccolo qua, alle spalle, proprio come volevo, finalmente. Poi, lassù, infatti, c'è un nemico, diavolacci. Eccolo lì, sei mio. Colpisci, bro, ora. Ecco qua, una bella scivolata e un'uccisione come si deve. Poi c'è il solito tizio dall'alto che vuole rompere le scatole. Beccalo, bro. Diavolo, mi hanno preso. Ma cos'è? Chi diavolo è stato? Ho messo un po' di vita perché non vorrei essere ucciso così, come uno stolto. Chi diavolo è? Ma ancora, ma basta. Guardate, ragazzi, mi stanno devastando. Ti becco, amico mio. Fatto, finalmente. Non credo che ora mi stia guardando qualcuno. O forse sì. Sì, ragazzi, è qua. Ti vedo. Che fa? Perché fugge? Ma che cavolo sta combinando? Evidentemente, ragazzuoli, gli abbiamo fatto paura. Poi guardate la nostra ombra, così trionfante. Vabbè, scomparsa, lasciamo perdere. Prendiamo quindi anche il secondo pezzo della ghigliottina. E poi dobbiamo recuperare gli ultimi due. Voglio però, per quanto possibile, cercare di agire in modo stealth. Allora, già lì c'è un altro nemico. Solo che molto probabilmente... Ma che cavolo volete voi? Forza! Continuate per la vostra strada, altrimenti, che ne so, vi sparo, vi faccio qualcosa di brutto. Non mi guardare con questa faccia da pesce lesso. Ecco qua, ci affacciamo, eh. Cos'è? Già mi hanno visto. Allora, scendi. Vabbè, ragazzi, ma non è possibile. Se i tizi stavano aspettando me. Allora, uccidiamo lui. Beccato alla testa. Poi, il tizio che ci ha visto, dove diavolo è? Ah, t'ho visto, amico mio. Beccalo, bro. Non mi dire che... No, non riesco a beccarlo. Mi ha colpito però lui. Diavolo, ma è fortissimo, allora. Cioè, poi ha un range d'attacco davvero devastante. Allora... Ecco qua, ucciso il primo. Il secondo lo becchiamo come al solito, spaccandogli la parte inferiore del corpo. Per non dire parolacce e frasi colorite. Devo diventare anonimo? Mi sa che lo sono. Terzo componente trovato. Non ci resta che recuperare il quarto componente. Quindi eliminiamo lui, va. Forza, subito, veloci. Veloci e incazzati e tutto il resto. Vai Edward, vabbè, ma Edward. Volevo dire Arno ormai, ragazzi. Come sapete, con Edward ci ho fatto davvero un bordello di video con Assassin's Creed 4, quindi ormai è di casa con noi. Ci sono nemici qua. Vediamo Occhio dell'Aquila. Ma ragazzi, guardate quanti ce ne sono tutti in alto. Vediamo se riusciamo a fare un'azione stealth per eliminarli tutti. Allora, uno sta qua. Potrei già beccarlo alla testa. Ok, ci sono. Possiamo beccare anche un altro? È vicino? Aspetta. Qualcuno mi stava per vedere, eh? Poi... Ucciso, sì, quello che volevo. Però mi sa che ho finito i colpi della lama. Forse uno, ok, uno è ancora in canna. Purtroppo non riesco a beccarlo e m'hanno visto. Allora, sti tizi vogliono davvero farmi incazzare. Allora, arma da fuoco, va. Scendi, presto, presto, devi colpire. Uno l'ho ucciso. Colpisci anche l'altro, ok, mentre ero in corsa. Poi, ancora, colpisci, vai. Li dobbiamo devastare tutti, cavolo. Se è un video di cazzeggio, cazzeggiamo come si deve. Scendi. Li devasto sti due che stanno proteggendo l'altro pezzo. Ecco qua, siete miei ormai. E tu è inutile che mi vuoi colpire alle spalle. Ecco, per fortuna non mi ha colpito. Forse sì. Finalmente. Ma il tizio qua non era morto. Forse ne è arrivato un altro. O forse, che ne so, è risorto. Non credo. Ed eccoci qua, ci siamo. Finalmente, ragazzuoli, missione completata. Mi sa di sì, abbiamo recuperato tutti i pezzi della ghigliottina. Ora possiamo anche svolgere qualche altra missione. Tobias Schmidt? Ed eccolo lì, il nostro amico Tobias. Che stai facendo, bro? Ti stai facendo fare la barba, eh? Ciao! Abbiamo trovato tutti i pezzi. Bene, allora. Dammi una mano, ti va? Vediamo se funziona. Questa ingegnosa macchina mi risparmierà molta fatica, amico. Te lo immagini come sarebbe decapitare tutti quegli aristocratici? Spero solo che non rotoleranno troppe teste. È una trappola! Dio mio! Ah, Arnaud! Difendi? Ma allora la missione non è finita qua! Ma non è possibile! Nemici? Ok, quindi tocca a noi, ragazzuoli. Entriamo in gioco. Ed ecco qui, eliminiamoli. Ucciso il primo, stanno uccidendo Charles Henry Sanson o come diavolo si chiama. Colpisci. Ormai, ragazzi, con sta lama siamo davvero devastanti.
abbiamo del potere davvero che è qualcosa di eccezionale. Peccato però che non possiamo, che ne so, lanciare fulmini o cose simili. Cos'è? Altri nemici? Colpisci. Sorto. Ecco qua. Beccati un paio di mazzate, o meglio sciabolate, pendenti o come volete chiamarli. Poi alle spalle c'è qualcun altro, mi sa. Ed eccolo là. Ciao. Finalmente il tuo alleato è sotto attacco, ma ancora. L'ho appena ucciso il tizio. Vediamo. Ce l'abbiamo fatta? Non so se però la situazione si è calmata. Nel frattempo deprediamo lui, va, almeno capiamo se arrivano altri nemici. Non credo. O forse sì, ma ciao. Ehi amico, questi colpi così di soppiatto, malvagi, non devi farli. Vediamo loro che fanno. Ce l'ho fatta? Obiettivo completato, sì ragazzi, costruire un rasoio automatico. Missione completata. Svolgiamo un'altra missione, va, vediamo, è questa qui, i gioielli della corona francese. Recupera i 3 diamanti persi dei gioielli della corona francese, ok. Vabbè, allora lui mi dirà tipo le cose, oh mio Dio, sono chissà che fine hanno fatto i 3 diamanti, perché il mio personaggio si muove in questa maniera così pazza. Cos'è che mi racconti? Le François, che diavolo sta succedendo là? Un ladro? Vabbè, tu continua a parlare da solo, bro, al momento... Cos'è? Ma l'ho mancato, non posso crederci. Amico mio, non ti lascerò fuggire. Sister, mannaggia, sister, spostati, eccoci qua. Dobbiamo ora trovare il gioielliere. Ecco, e tu comportati bene, altrimenti da oggi in poi ti picchierò ogni giorno alla stessa ora. Perché? Perché poi alla stessa ora? Comunque, tralasciando ste cazzate, andiamo dal gioielliere. Eccolo qui, siamo nella zona in cui dovrebbe essere lui. Occhio dell'aquila, trovato subito, ragazzi, ok. Entriamo all'interno dell'edificio e parliamo con lui. Tutta. È venuto qui un uomo con un diamante stupendo. Non ci ho voluto avere niente a che fare. Da allora si è appostato in un vicolo qui vicino per importunare i miei clienti. Ok, quanti di voi guardavano la serie animata di Pokémon? Ecco, lui è la voce narrante, o almeno lo era, lo è stato, non ricordo. Allora, recupera. Ma che è? Aspetta un attimo, bro, non è che corri... Oh, diavolo! Ma perché scivoli, Arnaud? Uccidi i criminali, tuttora sta succedendo. Datemi un attimo, faccio una cosa alla volta. Allora, in primo luogo devo beccare sto tizio che sta fuggendo. Potrei magari colpirlo, che ne so, ai piedi? Oppure alle gambe, solo che ho paura di ucciderlo. E soprattutto paura che il gioco mi desincronizzerà. Comunque ce l'ho fatta, va. Ecco qui. Ok, rubiamo quello che ci serve. Ma come? Ma non è possibile! Guardate ragazzi come fugge, lo sto seguendo ma non si ferma un attimo. Eccolo qui. Adesso lo piglio davvero a calci. Ecco qua. Perché si è piegato in questa maniera alquanto strana? Sono stato costretto ad ucciderlo, eh. Volevo almeno dargli un po' di vita. Bernard, se non sei ancora riuscito a vendere il diamante, vieni da me. Li porteremo fuori dal paese per venderli nelle Fiandre. Ha appena iniziato a piovere, ma noi siamo quasi arrivati dal prossimo diamante. Comunque ragazzuoli, vi ricordo di lasciare ora un like se questo video vi sta piacendo. Comunque vi ringrazio anche di tutti i mi piace e i commenti che state lasciando. Davvero ragazzuoli, siete fantastici. E quindi questo mi sprona a fare sempre del mio meglio. Vediamo. Il tizio dovrebbe essere qua, secondo voi? Eccolo lì, l'ho visto. Ora, se entrassimo nella zona da qua, perché affrontare tutti questi tizi credo che non sia una grande occasione. Eccolo lì, lo vedo. Dovrei recuperarlo in qualche modo. Se solo riuscissi a non farmi vedere e a muovermi di soppiatto. Quindi, muoviamoci all'interno della folla. Lo vedo. Non dirmi che sta arrivando lui. Ed eccolo qua. Recupera, posso rubare? Ci sono, ci sono. Sì, mio. Ce l'ho fatta e poi uccidiamolo, va. Ecco qua, vado via, ciao ciao. Ma aspetta, ma là c'è un altro bersaglio. Oh diavolacci ragazzuoli. Allora facciamo così. M'hanno visto? Spero di no. Allora uccidi lui. Vabbè ragazzi, faccio le solite cazzate. Colpisci. Uccidiamo sto tizio in modo tale da recuperare quello che ci serve. Poi ci sono mille mila nemici. O meglio, ce ne sono un paio. Mille mila no. Continua a colpire, bro, non farti devastare facilmente. Venderemo cara alla pelle, ecco, alle spalle come al solito. Colpisci, ed ecco qui, devastato finalmente. Recuperiamo anche il terzo diamante che credo sia indosso a sto tizio che ormai è a terra sanguinante e che si lamenta. Sono vicino al responsabile, ovvero il tizio con cui ho parlato all'inizio. Perché scivolare poi sotto e non sopra? Vabbè, lasciamo perdere. Ah, i diamanti. Farò in modo di farli riportare tutti alla convenzione nazionale.
Ma certo che ci credo, a chi vuoi prendere per il culo, amico? Comunque abbiamo anche completato questa missione, ottimo. Quindi ragazzuoli, questo cazzeggio con Edward si conclude qui. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulle miniature che vedete a schermo per guardare gli altri miei video su Assassin's Creed Unity. Quindi io vi saluto e alla prossima, ciao!